E oggi torta di mele, dolce molto amato della cucina casalinga. Ce ne sono tante versioni e oggi vediamo quella perfetta. Ho ricevuto molte richieste sui dolci. Beh, allora cominciamo da uno super classico che è la torta di mele. Ci sono tante ricette della torta di mele, per esempio c'è chi usa il latte, c'è chi non lo usa, c'è chi usa il burro e c'è invece chi preferisce l'olio di semi, c'è chi usa lo zucchero semolato e qualcuno dice che bisogna usare lo zucchero di canna. Diciamo che ci sono varie versioni e anche le proporzioni, per esempio molti ricettari io vedo spesso utilizzare un eccesso di mele. Ad ogni modo, oggi vi do quello che io penso sia le proporzioni perfette tra gli ingredienti e anche una modalità di esecuzione che dovrebbe eliminare i principali errori. Cominciamo dagli ingredienti. Beh, direi farina, naturalmente insieme alla farina ho messo del lievito. In questo caso mezza bustina, che sono quindi circa 8 grammi, uova, burro, zucchero, polvere di cannella e il contenuto di un baccello di vaniglia, limone, useremo sia la buccia che il succo, e mele e naturalmente un pizzico di sale. Questi sono gli ingredienti. Sì, guardiamo anche gli attrezzi, vabbè, un padellino per sciogliere il burro. La marisa, importantissima la marisa, ci servirà poi quando dobbiamo amalgamare alcuni ingredienti. Il microplan per grattugiare la buccia di limone. Una tortiera. Della carta da forno che, oltre che per rivestire la tortiera, ci servirà per maneggiare le polveri. Faccio sciogliere il burro. Io qui sto usando un burro chiarificato. Bisognerebbe farlo a bagnomaria, io in realtà farò scaldare la padella e poi aspetto, quindi ho messo il fuoco al minimo, il burro l'avevo già tirato fuori dal frigo un po' di tempo fa, per cui si dovrebbe sciogliere molto molto velocemente, non bisogna far scaldare troppo la padella, ecco perché si fa normalmente a bagnomaria. Poi bisogna fare in modo che il burro torni a temperatura ambiente quando bisogna amalgamarlo col resto del preparato, sarà l'ultima cosa che va nell'impasto. Direi che posso spegnere, la padella si è appena scaldata, il burro continuerà a sciogliersi. La fase più importante, a mio avviso, della preparazione della torta di mele è quella di montare le uova e lo zucchero. Allora, uova e zucchero devono essere in proporzioni uguali. Qui io avevo usato 4 uova. 4 uova normalmente pesano da 240 a 260 grammi. Questi oggi erano uova grandi, quindi sono 260 grammi. Vuol dire che ho messo 260 grammi di zucchero. Non ho dato le dosi prima perché zucchero, farina e uova devono essere nelle stesse proporzioni. Zucchero 260 grammi, farina 260 grammi. Per montare zucchero e uova uso una planetaria. Si può usare tranquillamente anche delle normali frusti elettriche. Quello che faccio normalmente è questo, metto metà dello zucchero circa, poi il resto lo aggiungerò mentre stanno montando. Allora, le uova perché montino perfettamente, io le faccio andare ad una velocità elevata per più di 10 minuti, direi 15 minuti. Nel frattempo facciamo tutto il resto. Devono diventare bianche, e devono, direi, uova e zucchero triplicare di volume. Questa è un po' la regola d'oro. Uova e zucchero cominciano a prendere questo colore che va verso il bianco e io aggiungo pian pianino lo zucchero, l'altra metà dello zucchero. Mi aiuto con della carta oleata. Sta venendo perfettamente. Vedete, il colore sta diventando bianco. Aggiungo veramente molto lentamente. Ecco qua, lo vedete subito che le uova stanno montando perfettamente perché sono già aumentate
sono già quasi più che raddoppiate di volume. Io le lascerei andare ancora una decina di minuti. Setacciamo le polveri, farina e lievito che avevo già mischiato, cannella e vaniglia. È importante setacciare un paio di volte. Puntini neri sono di vaniglia. Per setacciare due volte rimettiamo il tutto nella ciotola usando la carta forno. Risetacciamo farina, lievito, vaniglia e cannella. Diciamo le polveri. Sbucciamo le mele. Ho usato delle mele rainette. Dunque è importante sul peso delle mele non esagerare. Io noto che i ricettari spesso utilizzano un eccesso di mele. La mela rilascia acqua e questo rischia di rovinare molto l'impasto. Se volete una torta, diciamo, classica e fragrante, secondo me bisogna ridurre la quantità di mela. Io qui ne sbuccio due e le faccio a pezzettini. Preferisco fare i pezzettini piccoli, fettine sottili. Se usate una mandolina, fate prima. Mischiamo bene le mele con il limone, succo di un limone. Poi un'altra cosa per finire, la buccia del limone direttamente sulle mele. Limone perfettamente spelato, mescolata. Ok, nel frattempo le uova e lo zucchero sono perfettamente montati. Stavo facendo un errore grave, non avevo messo il sale, lo metto adesso. Guardate che ci va il sale, eh? Abbiamo le uova e zucchero perfettamente montati. Spengo la planetaria. Ecco, adesso secondo me viene la seconda cosa che secondo me è molto importante nella torta di mele. Non bisogna fare smontare lo zucchero con, diciamo, le uova. Bisogna fare in modo che l'impasto di zucchero e uova non smontino. E come si fa? Ho messo le polveri dentro nelle uova e zucchero montate e adesso con questo movimento, sempre dal basso verso l'alto, cerco di amalgamare la farina. Uno dei, secondo me, degli errori principali è quello di mischiare troppo velocemente la farina e questo fa smontare le uova. Poi vi verrà, la torta viene buona lo stesso, però vi verrà non fragrante. Ci vorrà un po', ci vorrà non tantissimo, non bisogna lavorare molto, bisogna fare in modo che comunque la farina si amalgami, ma lo farà, voi abbiate un po' di pazienza. Questo è un lavoro da fare con dolcezza e la vostra torta lo capirà, perché vi restituirà una fragranza che non avete mai visto. Secondo me la chiave di questa, della sofficità di questa torta è amalgamare con delicatezza la farina con le uova e lo zucchero. Non devono smontare. Se usate la planetaria, per esempio, vi verrà comunque un buon impasto, ma poi la torta verrà bassa, vedrete che verrà un po' gnocca. Ecco qua. Pian pianino, non deve essere tanto lavorata. Più la lavorate, peggio è. Ci siamo. Sempre dall'alto verso in basso, così. Qui la Marisa è questo strumento quando fate i dolci, è magico. L'impasto è molto bello. Ci siamo quasi. Questo è il momento di mettere il burro, che nel frattempo è diventato tiepido, è ritornato a temperatura ambiente. Questo è importante, che sia a temperatura ambiente. Metto tutto assieme. Abbiate fiducia che si mischierà, perché pian pianino, all'inizio vi sembrerà che non succede niente, ma magicamente tutto andrà insieme. Ricordate che le uova montate con lo zucchero sono un impasto magico, sempre dall'alto verso in basso, con delicatezza. Ecco qua, sta venendo perfetta.
un po' di pazienza, anche il burro si amalgamerà benissimo. Un po', vedete? Guardate che bella consistenza, direi che è perfetta. Non ci sono grumi. È il momento di amalgamare le mele. Io non farò nessuna decorazione intorno, anche perché poi alla fine ci metterò dello zucchero a velo, sempre delicatamente. Amalgamiamo le mele a pezzettini, fettine piccole. L'impasto è perfetto. Io uso una tortiera da 24 cm. Questa è una di queste tortiere che si sgancia, per cui diventa molto semplice poi diciamo sganciare la torta. In questo caso la rivesto con della carta da forno. Per rendere malleabile la carta da forno consiglio sempre di bagnarla. In questo caso, se vogliamo dargli una forma circolare, è molto semplice. Qui prendo il lato più piccolo, tagliamo, ecco qua, e questo verrà bel circolo. Tac, che meraviglia. Rivestiamo la nostra tortiera. Siccome l'ho bagnata, sarà più facile fare questo mestiere. Dunque, questo non l'avevo messo negli ingredienti. Io qui ho sbriciolato 3 biscotti, erano 3 biscotti e cereali, li ho sbriciolati e li metto sul fondo della mia teglia. Siccome le fettine di mela tendono ad andare verso il fondo e sono bagnate, rilasciano acqua, questa roba qui aiuta ad assorbire un po' di quell'eccesso di umido. Potete metterne anche di più, eh? Più biscotto ci mettete e più vi assorbirà l'eccesso di umido. Mettiamo l'impasto nella tortiera. Nel frattempo io ho fatto scaldare il forno a 170 gradi. Ecco qua. Livelliamo la torta. Livellata. Vediamo. Allora, a me piace decorare la torta di mele con dello zucchero a velo. Nella torta di mele a me piace che le mele stiano dentro. Il forno è a 170 gradi e pronti per infornare. Ecco qua. 170 gradi per 45 minuti. Dopo 45 minuti andate a controllare, andremo a controllare con lo stuzzicadente per vedere se lo stuzzicadente rimane bagnato, e a quel punto vediamo se ci vogliono 5 minuti in più. Però diciamo 45 minuti a 170 gradi dovrebbe andare bene. Sono passati 45 minuti, la torta è perfetta. Sì. Qui è un po' calda, quindi mi sono messo i guanti. Adesso tiriamo via la carta. Ah, che bella! Direi che adesso guarniamo con zucchero a velo. Vediamo poi che si raffreddi un po'. Questa è una torta che va benissimo con della crema pasticcera, con della panna montata. Bella. Facciamo andare anche un po' intorno, così fa un po' da guarnizione. E tra un po' la tagliamo. Vediamo com'è venuta dentro. Il profumo è meraviglioso, diciamo la verità. Che bella questa torta di mele. Vediamo com'è venuta, sembra bella. E che meraviglia. Voilà, la mia torta di mele.
procediamo all'assaggio. È perfetta, poi ha una consistenza meravigliosa. Sta mangio così. Di che parliamo? La torta di mele è buona, si sa. Buona, forte. E che bella. Sono le mele e la pasta è esattamente quella che deve essere. Buona. Iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto rilanciatelo e cliccate like e attivate la campanella. Ciao e alla prossima.